Le regioni chiedono un ulteriore allentamento delle misure di sicurezza contro il Covid e la revisione del Green Pass. Però il consigliere del ministro della Salute, Walter Ricciardi, avverte che la pandemia non è finita e una serie di regole dovranno restare in vigore fino a giugno per sicurezza. Frattanto crollano i ricoveri in Italia, facendo registrare un meno 21,6% in una settimana, il calo più netto dell'ultimo mese. Continuano a diminuire anche i posti letto occupati nelle terapie intensive. Lo indicano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornati al 1 marzo, mentre viene confermata la validità delle mascherine come arma principale contro la pandemia, anche dallo studio di un gruppo di università svedesi, italiane e austriache. Il nuovo rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità, appena pubblicato, inoltre sottolinea che il 90% dei decessi da Covid è strettamente legato al virus. La variante Omicron, intanto, è meno letale grazie ai vaccini. A partire dal 2021, grazie ai sieri, il numero dei decessi è diminuito e si è arrivati ad avere una mortalità molto bassa, nonostante una contagiosità maggiore della mutazione sudafricana. I nuovi casi sono 36.429, i morti 214. L'aumento più consistente di contagi è in Campania, con 3.650 nuovi episodi.